E dove vorresti andare? Non lo so, Rama, ma lì non ci torno davvero. Costello è un tipo peggiore di Bartolomeo, ma stare da Bartolomeo è un inferno. Sì, ma non devi stare lì in eterno. Solo per un po', finché Costello non si calma, ti proteggo io. Sul serio? Certo. Andiamo via. Vieni, Rama, presto! Permesso, ragazzi, permesso, scusate. Entriamo qui. Aspetta un momento, che tipo di denuncia hai fatto? Mi hai nominato? Certo, sei un testimone. Barca, qualcosa ti preoccupa? Tutto, assolutamente tutto. Dobbiamo mettere fine a questa dannata insicurezza. Ti giuro che mi sono davvero stufato. Ah, quanto sono belle, Jones. Adoro le rose di questo colore, il profumo mi fa impazzire. Molto belle davvero, sì. Tu non mi sembravi tipo da rosa, eh? Mi sono perso qualcosa quando sono andata a fare la denuncia. Dicevo così perché ho notato un certo feeling. Non c'è problema, non occorre che mi spieghi. Ma tutto perché bene, non mi spiegare. No, continuate pure. La polizia verrà a farti delle domande. Malvina! Aspetti, signorini! Arrivederci. Attenta, mia cara. Dobbiamo parlare, vero? Sì, certo. Guardala com'è ridotta, guardala, è una mummia. Non sente niente, non ci posso credere. Sì, la vedo, ma vorrei lo stesso essere al suo posto. Voglio dire, adesso Malvina può averla sempre vicino e questo è bello, no? E tu perché vorresti stare al suo posto, dimmelo. Perché? No, mi sono scordato. No, lei invece sta bene, non sente niente, guarda, non sente niente, guarda. Sono stati quei ragazzi, Nacho e Dolores. Loro ti hanno fatto quello scherzo. I soldi li hanno rubati quei due. Cosa? Dobbiamo dirlo a Rama, adesso. Che c'è? Un angelo. E quella chi è? Tesoro, te l'ho già spiegato, tu non puoi studiare qui, perché questa scuola non segue i normali programmi didattici. Qui si insegnano anche pratiche, cose che... Tu hai bisogno di una vera scuola, insomma questa non è una scuola elementare, mi sono spiegato. E allora come fanno a studiare i ragazzi? Perché non li mandi in una vera scuola? Beh, è una lunga storia, mio caro Tiago. Sono curioso. Accidenti, mi devono proprio contraddire tutti oggi. I ragazzi studiano qui e poi danno gli esami da privatisti. E comunque non è questo che vogliamo per il nostro caro Cristobal, vero? Accanto a casa tua c'è una scuola... davvero rinomata. Sul serio? È molto buona. Eccezionale, superlativa. La scuola che ogni padre vorrebbe per i propri figli. Se è una scuola così buona come dici, perché non mi mandi lì? Ecco, vedi, perché... Allora studio qui. Se lui non ci va, perché? Perché come uno sciocco non ci ho pensato. È semplice. Ho troppe cose per la testa. Sì, è meglio che andiate lì. Andateci tutti. Evviva, andremo a scuola insieme. Bene, papà, lo vado a dire agli altri. Va tutto bene, ragazzi. Sei tutta sporca, non puoi stare così. No. Così peggiori le cose. Rama, vuoi smetterle e ascoltarmi, per favore? I ragazzi ti hanno rubato i soldi e li hanno messi sotto al mio materasso. Sì, certo. Aspetta che ci credo, eh. Non è una frottola. Jasper ha sentito che ne parlavamo. Ehi. Perdonami. No, va tutto bene. Va tutto bene, sul serio. Senti, vogliamo pensare al tuo nascondiglio? Oh, questo posto è pieno di brutti ricordi. Perché non te ne vai? Magari stai meglio, che ne sai? Non ti rendi conto che è pericoloso? Ti proteggerò io. No. Ma chi vuoi proteggere? Ho una fame da lupi. Mangerei un vitello intero per colazione. Chi me lo porta? Lo faccio io. Cos'è? Che fate? Cosa? Chi? Come hai detto? Niente, mi scusi. Se n'è andata. Chi se n'è andata? Un angelo, non ci faccia caso. Una specie di delirio. Qui è tutto un delirio. Ora basta, al lavoro. Dovete finire le bambole. Jasmine, dove sei? Dov'è finito il mio angelo? Cioè, quella ragazza. Che mi importa, la cerchiamo in un altro momento, ora andiamo. No. Lasciala. Sì, finiscila. Sì, che fai, bene. Lasciami stare. I tuoi amici, diglielo. Che hanno fatto i miei amici? Sappiamo chi ha rubato i miei soldi. È stato uno scherzetto dei tuoi amici, Nacho e Dolores. No, non ci credo. No, c'era detto Jasper, no. È stato testimone. Jasper? Lui non ha mai mentito. Io li ammazzo. No, aspetta, no, lasciamo andare. È meglio cercare Jasmine. Cercatela voi, se ti importa così tanto. Tiago! Jasmine! Sono qui. Dai, vieni, dobbiamo nasconderti. Andiamo.
Basta, che ti impazzi! Di che ti impicci? Ne vuoi un po' anche tu? Mark, rispondi. Mark! Uno zingaro della sua comunità, un tipaccio. L'ha rapita quando era piccola e l'ha costretta a lavorare per lui. Tranquilla, ti puoi fidare di Cielo. Non riesco a credere che ci siano così tante persone cattive al mondo. Con quale coraggio sfruttano dei bambini, dei ragazzi? Se ne incontrassi una, non so cosa le farei. Comunque sta tranquilla, tesoro, non piangere più. Questo posto è diverso. E qui hai un tetto, hai da mangiare. È gente buona. C'è una governante che è un po' acida, ma è una brava persona ed è giusta. Vedrai che qui starei bene. Ne sono sicura. Ragazzi, vado a chiedere al signor Bartolomeo di adottarla. No, Cielo, per favore, non voglio restare qui, ti prego, no. Ma perché? Che cosa c'è di male? Il fatto è che... Niente. Il fatto è che si vergogna. Deve vergognarsi chi ruba, non dite sciocchezze. Chi ruba? E si faccia fare. Sentite... Non c'è niente da fare, Costello mi perseguiterà lo stesso, lo so. Ma ci va pesante il tuo amico? No, non è più mio amico. Ti ho già detto che la mia amica sei tu. Sì. E lei? Dolores continua ad essere tua amica? Non c'è motivo di parlare di lei. Tieni questo. Ecco, fa vedere. No, non serve, sul serio, è soltanto una sciocchezza. No, aspetta, Mari. Perché non vuoi che ti curi? Che cosa c'è? Io... non lo so. Meglio che... Ehi, Mar. Io non... Non sono come i miei amici. No, tu sei così dolce. Cioè, un bravo ragazzo. Sei molto bravo. Sì, beh, sei generoso. Bene, adesso vado. No. Che cosa c'è? Hai paura di me? Me ne vado, a me. No, ti prego, no. Che ti prende, Mar? Non lo so. Forse sono ancora un po' stordita per quella caduta e allora non so quello che dico. Sì. Mi sento un po' strano. Beh, è meglio che vada via, scusa. No. Ti prego, resta con me. Rimani qui, così... così ti curo la ferita. È che... No, io... Tu mi fai sentire... No. Voglio dire... ci penso io. Posso curarla da sola? Posso farlo, sul serio? No, Mar. Mar. Voglio stare con te. Monito è qui. Che cosa? Non è successo niente. Non è successo niente. E quei lividi? Siamo caduti. Sì, siamo caduti. Certo. Signor Bartolomeo, guardi che bella sorpresa ho per lei. Una colomba che aveva preso il volo e che ora è tornata al nido. Jasmine Romero. Lei ha una memoria da elefante, signore. Oh, il mio fiorellino preferito. Quanto mi è mancato il tuo talento nel leggere la mano e alleggerire le tasche, tesoro. Bart, lei... sì, ecco, volevamo... State calmi, mi ha già raccontato tutto. No, credete che possa tornare? Sì, taccio, certo. Non mi lascerà mai in pace. No. Jasmine, devi stare tranquilla. Adesso hai una famiglia, non sei sola. Va bene. A riposare, che è stata una giornata faticosa. Sì. E tu, Jasmine, resta qui per un po', così deciderai che cosa fare, eh? Sì, bene. Andate. Ti rendi conto? Io non ce la faccio più. Hai un secondo, ti devo parlare. Papà!
Com'è stata a scuola? Dai, racconta, papà, raccontami tutto. Allora, hai mangiato tutto? Ti sei trovato bene con la maestra e i compagni? Sono simpatici? Come ti sei trovato nella scuola di Tiago? È una bella scuola. Oh, come sono contento. Qualche buona notizia, figliolo? Sì, 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 ho parlato con la direttrice. Farà avere una borsa di studio a tutti i ragazzi della fondazione. Non è una bella borsa di studio, ma è fantastico! Che bella notizia! Bart, 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 che succede, Bart? Stai male? Che cos'hai? Bart, che cos'hai? È l'emozione. Papà. È l'emozione. Oh, hai davvero il cuore d'oro, sei una persona straordinaria. Il mio caro Alberto Paulaso, sono Bartolomeo Bedoya Agüero. Capo. Aveva promesso che non mi avrebbe lasciato nei guai. E sono qui. Però tu hai parlato troppo, eh? È che mi sono fatto prendere dal panico. Aveva detto che sarebbe stata una cosa facile, una passeggiata al parco e guardi dove sono finito. Guardi dove sono finito. Ora confesserai tutto, Alberto, e dichiarerai quello che ti dirò io. No, 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 no. Ora sarà lei ad ascoltarmi. O mi tira fuori di qui o parlo. So tante cose sul suo conto. Come hai detto? Aspetta, aspetta, scusami, soltanto un secondo, scusa. Come hai detto, cara? Aspetta, c'è qualcuno che ti vuole parlare, Albertito Paulaso. Albertito! Preso. Che cosa fai lì? Basta così. Tua moglie sta bene. Per adesso sta bene. Ascolta con attenzione cosa devi fare. Chi è? Quello è Cosello. Te l'avevo detto che sarebbe venuto qui. Accidenti. Caro commissario Luisito Blanco, il tuo compagno di poker, Bartolomeo Bedoya Agüero. Come stai, amico mio? Ho qualcosa che credo ti possa interessare molto più di una scala reale, sai? Senti, è meglio che non mi faccia vedere qui. Poi mi racconti tutto, d'accordo? Bart! Bart! Bart, ascoltami. Sono sicuro che tua sorella guarirà. Sta ricominciando a parlare. Sì, parlare sì, ma camminare non credo. Resterà paralizzata. No, non dire così. Fermi dove siete. Fermi o vi faccio un occhiello in fronte. Niente pazzie. No, non è così. Non volete il vino? Non è qui. Ah, eccola. Andiamo, ragazzi, vieni qui. Vieni, Jasmine, andiamo dietro, via! State indietro, ragazzi, indietro! Dietro! Zitto, stai zitto! Meno male che ha chiamato, signor Bedoya Agüero. Era logico che chiamassi. Ho visto un mal di dente vicino alla mia casa. Bartolomeo! Tu lo conosci? Certamente, certamente. È stato questo disgraziato a portar via la mia Jasmine. Cosa? E non solo questo. Alberto Paulaso ha cantato e ha detto che è lui l'uomo che ha sequestrato il piccolo Bauer. Non è vero! Che vuoi? Non sono stato io! Ti ammazzo io, hai sentito? Ti ammazzo, io ti ammazzo! È lui il vero delinquente! Che sta dicendo? È quello che mi ha detto Jasmine. L'amico costringe i bambini a lavorare, se volete saperlo, anche a rubare. È lui che organizza e gestisce questo schifo. Cosa? Sì. Qui l'unico sfruttatore è proprio lui. Avanti, parla! Jasmine, tesoro, parla. Non aver paura. Di la verità. Tranquilla, non aver paura, parla. La verità è che... Cosello... mente. No, non è vero, ripeti quello che mi hai detto. Basta. Sì, sì, io stavo molto bene qui con Bartolomeo. Lui si prendeva cura di me e poi Cosello mi ha rapita e mi ha costretta a lavorare. Mente, sta mentendo. Adesso non sta calmo. Sta comincia a camminare, tutto finito. Non finisce qui, ritorno. Disgraziato, devi marcire in carcere, porta voglia. Devi stare calmo, ti mi vendicherò. Devi stare calmo. È tutto finito. Devono rinchiuderlo e gettare la chiave. Amico mio, hai ragione. È tutto finito. Devi fidarti di me. E tu, cara Jasmine. Grazie al cielo sei di nuovo a casa, tesoro mio. Sei in casa. Sono così felice. Sei di nuovo con lo zio Bart.
Selvaggi, delinquenti! Poteva essere una tragedia, incendiare una scuola! Ci sono feriti, direttrice. No, non lo so. Dov'è Alelite? La più piccolina. Non lo so, Marianella. Non credo. Ah, lo vede, lo vede. Avevano premeditato ogni cosa. E pensare che gli avevamo appena dato il benvenuto. Ma io vorrei sapere quale mente diabolica può pensare di fare una cosa simile. Al signor Bartolomeo. Cosa ha detto? Volevo dire che quando il signor Bartolomeo verrà...